In questa lezione incominceremo a parlare più in dettaglio dei satelliti di Saturno, ma come abbiamo già visto nella lezione precedente, parlare di tutti i satelliti di Saturno ad oggi noto sarebbe una cosa praticamente impossibile, perché al giorno d'oggi conosciamo ben 62 satelliti di Saturno e probabilmente in un prossimo futuro questo numero tenderà ad aumentare. E di conseguenza si osserveranno degli oggetti con delle dimensioni via via più piccole. Però per non diventare poi troppo noiosi, noi prenderemo in considerazione soltanto i principali satelliti di Saturno, che sono poi sostanzialmente 8 e sono anche i più vicini al pianeta. Diciamo che allora di questi 62 satelliti che sono stati, diciamo, censiti entro il 2014, 24 sono di tipo regolare e 38 di tipo irregolare. Vedremo poi le differenze che esistono tra questi due raggruppamenti. In più possiamo dire che tutti questi satelliti hanno delle dimensioni variabili, infatti ben 34 di questi satelliti hanno dei diametri che sono inferiori ai 10 km, mentre 14 di questi hanno dei diametri inferiori ai 50 km. I nomi che sono stati assegnati a questi satelliti risalgono praticamente alla mitologia e a personaggi appunto mitologici. Infatti sono stati dati i nomi dei titani o altri personaggi della mitologia greca o romana o celtica o inuit e così via. Inoltre esiste un'ulteriore suddivisione di questi satelliti in base alla loro posizione rispetto all'anello E, che diciamo è l'anello più esterno e ben definito. Diciamo che allora esistono dei satelliti interni all'anello E e questi sono in numero di 4. La caratteristica di questi satelliti è che sono tutti con bassa eccentricità e bassa inclinazione, mentre viceversa esistono altri 4 satelliti esterni all'anello E che hanno delle eccentricità e inclinazioni decisamente più alte. Inoltre abbiamo detto che esistono 24 satelliti regolari e 38 irregolari. Gli irregolari si caratterizzano per il fatto che hanno delle orbite decisamente più caotiche di quelle che hanno i satelliti regolari e hanno anche la caratteristica di avere dei moti retrogradi e delle inclinazioni elevate. Infatti noi sappiamo che praticamente i satelliti del sistema solare rivolgono intorno al pianeta in senso diretto, quindi in senso antiorario. Ebbene, per i satelliti, diciamo, più esterni, questi 38 satelliti irregolari hanno, non tutti, la caratteristica di avere, alcuni di questi, questo moto orbitale che avviene in modo retrogrado, cioè vuol dire che si muovono in senso orario anziché in senso antiorario rispetto al pianeta. A questo punto possiamo incominciare a parlare del primo satellite in ordine di distanza da Saturno, che è il satellite Mimas. Questo satellite ha un semiasse maggiore, quindi l'orbita di questo satellite ha una distanza, diciamo per così dire, dal centro del pianeta di circa 185.539 km. Questo è il semiasse maggiore medio dell'orbita del satellite Mimas. Però se fate un pochettino di conti vedete che la distanza di questo satellite rispetto alla superficie del pianeta è decisamente più bassa, perché se noi prendiamo in considerazione che Saturno ha un raggio di circa 60.000 km, ecco che questo satellite si porta ad una distanza dalla superficie di appena 125.000 km, 130.000 diciamo in soldoni. E quindi è una distanza veramente minima se consideriamo ad esempio il confronto della Luna rispetto alla nostra Terra. Infatti la Luna dista dalla Terra 384.000 km,
Però qui inoltre ci troviamo in una situazione in cui la distanza di Mimas è soltanto 130.000 chilometri, però abbiamo a che fare con un pianeta veramente grande, perché ha un raggio di 60.000 chilometri. Quindi lo spettacolo che si osserva da questo satellite è veramente eccezionale, perché vediamo in cielo il pianeta Saturno occupare appunto una grande parte del cielo, proprio per le sue elevate dimensioni ed anche per la distanza minima che ha Mimas rispetto al pianeta. Il periodo orbitale di questo satellite si attesta all'incirca in una giornata, quindi 0,942 giorni. Il diametro di questo satellite è relativamente piccolo, è appena di poco inferiore ai 400 km, per l'esattezza 396 km. Questo satellite ha la caratteristica di avere una forma praticamente sferica, anche se presenta qualche variazione rispetto alla forma sferica. E infatti è considerato il corpo più piccolo e sferico che esista nel nostro sistema solare. Quindi è un corpo appunto di circa 400 km di diametro. La massa è anche proporzionata alla sua dimensione, perché 3,8 per 10 alla 19 kg. Le temperature che si registrano sulla superficie di Mimas sono decisamente basse, quindi ci troviamo ad appena 80 gradi Kelvin. D'altra parte sono satelliti che non possiedono atmosfera, si trovano poi anche a una certa distanza dal Sole, per cui le temperature sono estremamente basse. Questo satellite è stato scoperto nell'antichità da William Herschel nel 1789. E una caratteristica di questo satellite è che è stato proprio lui a creare la famosa divisione di Cassini, cioè quella divisione che si riesce a vedere anche con un piccolo telescopio qui sulla Terra, e quindi questi anelli che presentano appunto delle lacune, di cui la divisione di Cassini è la lacuna più importante, dipende proprio dal satellite Mimas, nel senso che le risonanze orbitali delle particelle che potevano esistere in questa divisione di Cassini avevano un periodo orbitale che era uguale a metà periodo rispetto al periodo orbitale di Mimas. Quindi questa perfetta sincronia di rapporti tra il satellite Mimas e le particelle che si trovavano nella divisione di Cassini hanno fatto sì che poco per volta tutte queste particelle si spostassero o all'interno o all'esterno della stessa divisione. Per cui al giorno d'oggi noi vediamo questa mancanza di particelle negli anelli di Saturno. Inoltre esistono altre risonanze di questo satellite con, ad esempio, il satellite Teti, che è decisamente più esterno. E qui vediamo che in questo caso la risonanza è ancora 2:1, vale a dire che due volte il periodo di Mimas corrisponde a una volta il periodo di Teti. Per quanto concerne la struttura interna di questo satellite, possiamo dire che la sua densità è di 1,17 grammi per centimetro cubo, quindi è una densità leggermente superiore a quella dell'acqua, per cui si presume che sia costituito sostanzialmente da ghiaccio d'acqua e forse nel suo interno esistono dei materiali di tipo roccioso. La superficie è decisamente craterizzata e la cosa più caratteristica di questo satellite è la presenza di un cratere molto grande se confrontato con le dimensioni del satellite stesso. Quindi su 400 km di diametro abbiamo un cratere sulla superficie di Mimas che è di ben 140 km di diametro. Questo cratere ha anche una altezza, diciamo, sopra la superficie di 5 km, però all'interno del cratere stesso si ha una depressione di ben circa 10 km.
Questo cratere è stato evidentemente generato dall'impatto di un altro grosso meteorite che ha determinato addirittura, per l'enorme energia sprigionata, delle fratture sul lato opposto del satellite stesso. Inoltre questo satellite è cosparso da un certo numero di crateri che praticamente saturano tutta la superficie del satellite stesso. Questo è dato dal fatto che Mimas, essendo un satellite molto vicino a Saturno, raccoglie praticamente tutti i meteoriti che vengono attratti dal campo gravitazionale del pianeta e vanno a impattare sulla superficie di questo piccolo satellite. Infatti qui abbiamo visto che ci sono parecchi crateri e diciamo che i crateri più grandi si trovano nella zona equatoriale di questo satellite, mentre quelli più piccoli si trovano localizzati ai poli. L'esplorazione spaziale ci ha fatto vedere delle immagini veramente straordinarie. Diciamo che le prime immagini arrivano dal Pioneer 11 nel 79, in cui questa sonda ha sorvolato il satellite a una distanza di circa 104.263 km. Chiaramente le immagini che ci sono arrivate dal Pioneer 11 non erano molto definite. Dobbiamo aspettare il 1980 e 81 con le sonde Voyagers che hanno dato delle immagini decisamente più dettagliate. Passiamo ora al secondo satellite in ordine di distanza dal pianeta Saturno, che è il satellite Encelado. Encelado ha, diciamo, una distanza media dal centro del pianeta di 283.020 km, quindi è un pochettino più distante di Mimas, ma comunque è abbastanza vicino al pianeta. Il periodo orbitale è di 32 ore, 53 minuti e 7 secondi, quindi poco più di un giorno, quindi quasi un giorno e mezzo. Il diametro di questo satellite è leggermente più grande di quello di Mimas, infatti qui ci troviamo intorno ai 500 km di diametro, 499 contro i 396, quindi un centinaio di chilometri più grande di Mimas. La massa di questo satellite si attesta in 8,6 per 10 alla 19 kg e la temperatura più o meno si aggira sui 70 gradi Kelvin, quindi sono temperature estremamente basse, quindi tradotte poi in gradi centigradi, diciamo, ci troviamo a meno 200 gradi sotto lo zero. Questo è stato scoperto anche da Herschel nel 1789 e si trova in risonanza 2-1 con Dione, quindi vuol dire che due orbite di Encelado corrispondono ad un'orbita di Dione che si trova ovviamente più esterno. Queste risonanze hanno la caratteristica di mantenere l'eccentricità stabile e quindi questo satellite difficilmente scappa dalla sua orbita. E questa eccentricità che viene mantenuta è la responsabile del riscaldamento interno del satellite stesso. Questo satellite, come molti satelliti dei pianeti maggiori, hanno una rotazione sincrona, quindi vuol dire che mostrano praticamente la stessa faccia al pianeta. E si trova ovviamente interno all'anello E e Encelado è responsabile della formazione di questo anello e di conseguenza l'attività vulcanica generata da questo satellite ha praticamente contribuito alla formazione dell'anello E. Ovviamente non ci sarà stata soltanto l'attività criovulcanica, quindi diciamo l'emissione di polveri e ghiaccio d'acqua
nello spazio circostante, ma questo anello E si sarà formato anche per bombardamento da meteoriti sulla stessa superficie di Encelado, che ha determinato poi la frantumazione di alcune parti di questo satellite, che si sono poi disposte in forma di anello, creando appunto l'anello E intorno al pianeta. La superficie è costituita da crateri, pianure, montagne e fessure, quindi diciamo è un paesaggio abbastanza ricorrente in tutti questi satelliti che prendiamo in considerazione, proprio perché sono oggetti relativamente piccoli, quindi soggetti al bombardamenti di meteoriti che arrivano dallo spazio esterno, proprio per effetto del grande attrattore che è Saturno, che tira verso di sé molti oggetti che provengono dallo spazio esterno. La superficie di questo satellite è relativamente giovane, infatti si stima che abbia un'età paragonabile a 100 milioni di anni. E questo è facilmente spiegabile dal fatto che questa superficie viene continuamente ricoperta dal criovulcanismo, quindi l'emissione di ghiaccio d'acqua che si deposita sulla superficie, mantenendola praticamente sempre pulita. Infatti sulla superficie di Encelado abbiamo la presenza di ghiaccio pulito, quindi non contaminato da polveri che possono essere prodotte da meteoriti che arrivano dallo spazio esterno. E proprio questa caratteristica della presenza di ghiaccio pulito sulla superficie di Encelado fa sì che il suo albedo sia molto alto, quindi è un oggetto estremamente riflettente, quindi riflette molto la luce del Sole. L'interno si pensa che sia liquido, perché è stata anche messa in evidenza la tettonica Zole, quindi questo movimento di placche superficiali una rispetto all'altra. Su Encelado è stata anche notata con le sonde spaziali una debolissima atmosfera costituita sostanzialmente da azoto, metano, anidride carbonica e ovviamente acqua allo stato ghiacciato. Le regioni lisce e piane si trovano preferenzialmente nell'emisfero anteriore, quindi nella direzione del moto orbitale. Quindi, pur essendo fortemente craterizzato, le zone che si trovano, diciamo, nell'emisfero anteriore, secondo cui il satellite rivolve intorno a Saturno, è, diciamo, un pochettino più liscio e meno craterizzato. Qui i fenomeni di criovulcanismo sono stati osservati dalla sonda Cassini-Huygens nel 2005 e hanno effettivamente confermato la presenza di getti di H2O che chiaramente poi, una volta depositati sulla superficie, vengono immediatamente trasformati in ghiaccio di acqua. La struttura interna di questo satellite è la seguente, cioè innanzitutto ha una densità che è di 1,6 grammi per centimetro cubo, quindi una densità una volta e mezzo superiore a quella dell'acqua. L'interno pare che sia composto da silicati e da materiali ferrosi. E nel 2008 sono stati osservati dei pennacchi di H2O, però questa volta salata. Quindi si pensa che la presenza di acqua salata si possa trovare allo stato liquido nel sottosuolo del satellite. E questa acqua allo stato liquido salata dovrebbe essere proprio presente, perché all'interno di questo satellite abbiamo ancora del calore che è determinato sia dal decadimento radioattivo di alcuni materiali presenti all'interno del satellite, ma soprattutto dalle forze mareali che, come sappiamo,
per questi satelliti che hanno una certa eccentricità, una certa inclinazione, che si trovano vicini al pianeta Saturno, vengono sollecitati continuamente. Quindi all'interno di questi satelliti si ha degli innalzamenti di temperatura dovuti appunto a questi stiramenti regolari e continui della parte interna del satellite stesso. Per cui da tutti questi studi, dalle osservazioni spaziali, si è arrivati alla conclusione che sotto la superficie di Encelado, quindi a circa 40 km di profondità, dovrebbe esistere un oceano liquido, appunto di acqua salata, che ha una profondità di circa 8 km. Chiaramente sono tutte supposizioni basate su dati osservativi e chiaramente vanno prese un po' con le molle, per cui diciamo la parola definitiva non si può ancora dire. Passiamo al terzo e ultimo, per quanto riguarda questa lezione, satellite di Saturno. Satellite Teti, che si trova ad una distanza di 294.619 km dal centro del pianeta, ha un periodo orbitale di circa 2 giorni, 1,89 giorni, un diametro decisamente più grande dei precedenti. Qui abbiamo 1066 km, quindi esattamente il doppio di quello di Encelado. La massa è di 6,2 per 10 alla 20, la temperatura, come per gli altri, si aggira intorno agli 86 gradi Kelvin, la densità è paragonabile a quella dell'acqua, anzi leggermente inferiore, e quindi è di 0,9 grammi per centimetro cubo. L'albedo anch'esso molto elevato, è 0,9, vuol dire che il 90% della luce solare incidente su Teti viene riflessa. La scoperta è stata fatta da Cassini nel 1684 e chiaramente è un oggetto completamente ghiacciato, ha una superficie molto craterizzata proprio per le estreme vicinanze che hanno appunto questi satelliti interni, e esistono anche delle fratture dovute probabilmente ai forti impatti che hanno subito questi satelliti, in particolar modo anche il satellite Teti. Non è stata verificata una attività geologica presente in questi ultimi anni, però si pensa che abbia avuto una attività geologica in passato. L'emisfero occidentale ha un cratere di grandi dimensioni, 400 km di diametro, ed è un cratere quasi piatto. Quindi vedete che più o meno la storia si ripete quasi per tutti i satelliti interni di Saturno, che sono caratterizzati da una superficie molto craterizzata, e soprattutto si possono vedere degli impatti meteorici di grandi dimensioni, come abbiamo visto sia nel caso di Mimas che appunto in questo caso in cui si è avuto un cratere di ben 400 km di diametro. Questo è un cratere quasi piatto. E per concludere, diciamo che il Pioneer 11 nel 1979 è arrivato a circa 330.000 km di distanza dal satellite, però soltanto con il Voyager 2, il quale è arrivato a una distanza inferiore ai 93.000 km, si sono ottenute delle immagini ad alta definizione, ad alta risoluzione, tant'è che i particolari più piccoli di questo satellite corrispondono a circa 300 metri, quindi una risoluzione decisamente alta se consideriamo questi oggetti che si trovano a 1 miliardo e 400 milioni di chilometri da noi.